Trilogia di video di Genshin che spaccherà tutto quanto incredibile. La famosa trilogia del Godo. Perché dico questa frase incredibile, pazzesca e assurda, ragazzi? Perché vedrete questa magliettina rossa per i prossimi 3 video di Genshin. Perché oggi sarà una full giornata dedicata al nostro amato Genshin Impact incredibile. Perché ci sono una marea di cose da fare e quindi devo registrare incredibile tantissima roba gustosa. Infatti questi 3 video saranno divisi in questo modo incredibile. Un video sarà dedicato all'Abyss della 4.8 che io non ho mai fatto e lo faremo insieme per la prima volta, incredibile. Poi faremo il teatro sus, quindi vedremo se riusciremo a fare anche quella. E poi il terzo video sarà dedicato all'inizio dell'esplorazione di Natalan. Arriveremo a Natalan, vedremo come sarà questo clima festoso, gioioso, incredibile. E se ci riesco vi farò tutta la missione magari principale di Natalan e vi metterò gli highlights della missione nel video incredibile. Questo è il piano. Proveremo anche Mualani, che è il primo 5 stelle nuovo di Natalan, questa bellissima squaletta girl ed è considerata la top hydro DPS in Genshin right now, incredibile. Ma noi sappiamo che Mualani sarà anche la DPS hydro più forte, ma nel cuore di tutti noi New Villette resterà l'hydro DPS più forte di tutti, incredibile. Detto questo, ragazzi, sinceramente non so da quale dei 3 video iniziare, perché da una parte vorrei iniziare con l'esplorazione di Natalan per poi dedicarci all'Abyss e al teatro sus. E volevo iniziare il video da qua, ragazzi, perché come tutto è iniziato quando siamo arrivati a Fontaine, incredibile, tutto finirà perché dobbiamo andare a Natalan, incredibile. Tra l'altro ci sono una marea di eventi, ragazzi, hanno messo una marea di roba, è passata già una settimana e non ho fatto niente, quindi potete immaginare quanta roba io arretrato ho. E infatti questa giornata di registrazione dedicata a Genshin è necessaria. Tra l'altro l'unico video extra che registrerò oggi, tolto Genshin, è il primo episodio di Bendy e The Ink Machine, ragazzi, un episodio assurdo che non vedo l'ora di pubblicare sul canale. Questo è l'evento che ti dà un'arma sus che dovrei fare, ma se non sblocco Natalan non lo potrò mai fare. Oggettini gratuiti. Questo è un altro evento che ci darà gratis lei. Mualani la proveremo nel video dedicato al teatro sus. Questa è la missione di trama, 500 gemme, mi dà la missione principale, wow. Questa è la missione di Mualani, devo fare tutte le altre che sono indietrissimo in Genshin, dovrei fare delle cose assurde. Questo è il primo boss nuovo e questo è il teatro sus. Come primo video, ragazzi, mi sa che parto dall'Abyss. È il momento di fare l'Abyss della 4.8 che non ho mai fatto e sono molto curioso, ragazzi. Iniziamo questa trilogia di video di Genshin, ragazzi. Come vedete non sono mai entrato nell'Abyss. Scorsa volta abbiamo fatto 36 stelle, come sempre. La mia streak per adesso va avanti. Allora, vediamo insieme quali sono i nemici del piano 11 e 12, ragazzi. Mi avete detto che è un pochino più facile dell'altra volta. Mamma mia, tower defense con i robottoni e tizi sotto. Ok, sono più facili sicuramente dell'altra volta che c'erano mille slime. Piano 2, vabbè, niente di straordinario. Forse sotto Gio, sopra la tipa degli specchi, 2 V-Sharp e sotto quello. Vabbè, l'11 mi sembra una cavolata. Andiamo al 12 che è la vera sostanza. Vai, sono molto curioso. È tornato il perpetual macchinario sus, quindi sopra direi National per fare quello. Sotto l'hydro tulpa, cavolo, wow, oh, il tizio hydro, cavolo, sotto dendro devo metterlo, allora mi sa, mamma mia, brutto. Ok, Rift Hound, come al solito, non si scappa dai Rift Hound. E sotto il Veteran Arithmetic Enchantment Mech, e non era quell'affare che serviva solo Gio per farlo? Ragazzi, mi state dicendo che è l'Abyss del Gio? Ok, una marea di nemici e il boss Gio. Allora ragazzi, io come al solito arrivo al piano 11, vi taglio 9 e 10 perché li sappiamo a memoria. Quindi inizio a fare l'Abyss, ci vediamo tra poco all'inizio del piano 11. Eccoci qua, incredibile, siamo arrivati al piano 11, pazzesco e assurdo. Ormai il 9 e il 10, ragazzi, sono veramente inutili. Infatti avevano detto in una intervista sus che avrebbero fatto con Natalan un modo per skippare i piani 9 e 10. Sta cosa per adesso non è arrivata, incredibile, la metteranno probabilmente andando avanti. Allora, abbiamo detto che qui ci sono i Ruin Guard sopra, sotto ci sono gli slime. Allora io proverei a fare, che dite, vogliamo provare a mettere il team di Navia sotto, visto che intanto probabilmente Navia la dovremmo usare parecchio in questo video pazzesco e assurdo. E sopra io farei ta 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 ta, vai. Ok, sono solo 6, questo è positivo. Ok, ok. Ok, come al solito le macchinette sus si bloccano se gli fai reazioni sus. Ah beh, questa è molto più facile l'altra volta. Non dico che era un incubo, ma avevano messo 1000 slime, cioè.
Hanno detto però facciamolo easy. Ecco qua. Secondo me l'hanno fatta apposta, pure perché hanno pensato, sai con Nathan quanta gente torna che non gioca da una marea di tempo a Genshin, che facciamo? Non possiamo metterli fin da subito degli abyss difficili, quindi hanno detto cerchiamo di mettere qualcosina un pochino più facile, va? E infatti così hanno fatto. Ecco qua. Intanto dovrei portare Navi a 90, ragazzi, lo dico sempre, ancora non l'ho fatto. Ecco qua. Dai. Più che altro perché ho visto che nella patch nuova ci sarà quella mega waifu leopardosa, ragazzi. Ne volevo parlare in realtà di lei in questo video incredibile, ne parlerò tra poco, infatti. Aspetta, faccio questo piano e poi vi parlo di questa waifu assurda. Vai Navia! Vabbè, dai. Boom. Grande Navia. Dicevo, nella prossima patch, la 5.1 di Natlan, ci sarà finalmente la waifu leopardosa che abbiamo visto nel trailer reaction di Natlan, e lei sicuramente la summonerò, perché inspiegabilmente, ragazzi, è rotta. Ma non sto scherzando, ragazzi, non so per quale motivo abbiano creato un personaggio così rotto. Io capisco che con Natlan vogliono fare uno status quo dei personaggi, infatti la tipa Hydro è fortissima, il tipo Dendro si dice sarà fortissimo, ma questa tipa Gio, leopardosa mammi, cioè, ha una passiva che non ha senso, cioè, in base a quale team la metti, tranne, mi pare, Dendro e un altro elemento, di cui non mi ricordo quale, lei dà buff a tutti gli altri elementi, la metti con elettro, ti buff elettro, fuoco, buffa fuoco, acqua, buffa acqua, eccetera, eccetera. Ha l'abilità che si muove veloce, tipo Yelan, diventando un leopardo. Ragazzi, è un personaggio assurdo che summoneremo al 100.000%, ragazzi. Cioè, ma come fai a non summonare per una mammi leopardosa così, ragazzi? Io ve l'avevo detto, è tanta roba. Praticamente è un personaggio Gio che premia il fatto che tu la puoi mettere in team che non sono Gio. Che se ci pensate è geniale, perché tanto Gio non lo bufferanno mai come elemento di per sé, come avevano detto tanti anni fa. Quindi, secondo me è una grande idea che fanno così, ragazzi. Non c'è partita. Fanno solo che bene. Ecco qua. Vai. Leggetevi quello che fa, perché è assurdo veramente, guardate. Infatti tutti sono rimasti a bocca aperta e dico, ma come mai hanno fatto un personaggio così rotto? E ragazzi, la Mioio vuole regalarci forti emozioni, mi dicono, eh. Ultimamente stanno facendo personaggi incredibili in tutti i giochi proprio, eh. Honkai, Zenezon Zero. Tanta roba. Stabilize. I'm going in. Eccola qua. Sì, devo portare assolutamente Navi a 90 se voglio provare a usarla nell'Abyss, però, Ho questo presentimento sus. Perché danno lo fa, ragazzi, 100.000 così a gratis, però Corella la devo portare su. Ecco qua. Solidify. Dai, ce la facciamo. Ecco qua. Eh sì, vogliono pushare Gio in questa patch. Chissà perché, non è che stanno già pianificando che la gente che summonerà nel prossimo banner della 5.1, quello che vi ho detto un attimo fa, eh. Ecco qua. Dai. Ultimo piano. Ok. Ah, ci sono questi qua. Vabbè, non è un problema. Ok. I nostri adorati Bishop. Ah, due di queste, ma dai. Ma lo sai che secondo me perdono il fatto che sono due? Ecco qua. Dai. Non mi ricordo manco che ci sta sotto. Che c'è? Ah, tre di questi? No, sei nemici sono, ok. Vabbè, questi sono fastidiosi solamente perché non stanno per un minuto, però. Ce la potremo fare. Dai.
Ok, calma. Così. Ecco. Se li mettiamo al muro, abbiamo vinto. Dai, questo è morto. Ah, due di questi, va bene. Ok. Ah, tre di questi, ma dai. Va bene, originale, devo dire. Vai, vai, vai. Mettiamoci al centro così fa danno a tutto quanto. Ok. Ecco qua. Dai. Con nave a 90 ovviamente ci mettevo poco tempo perché appunto faceva più danno. Allora, piano 12. Adesso iniziano i dolori. Bow your head. Wind strike. Shower new threat. A bond is strong. Silence. The tides beckon. The mining echoing song. This way. Dai che va giù, dai, dai. Allora, New Villette sopra funziona e sotto funziona questo team con Raiden. Sarebbe National senza Shincho ma Zhongli. Allora, primo piano, siamo riusciti a fare 3 stelle. Allora, proviamo ragazzi, così almeno vediamo com'è fatto. Vai. Intanto già che abbiamo fatto piano sopra, come dire, mi sento già soddisfatto, come dire. Ok, facciamo così, facciamo così. Facciamo così. Ok. Ok. Questo è il problema, amici. Di Rift Hound. Questo già vi posso dire che ci spererò sai quanto tempo. Silence.
Dai, ce l'avrei fatta. Peccato, funziona pure sto tipo, volendo. Se non mi morivano i tizi, ce la facevo qua. Ce la potevo fare, ragazzi. Se non mi morivano i pupazzetti di Furina, avrei fatto 3 stelle anche qua con questo team. Con questo adesso non c'è speranza. Perché abbiamo tutto scarico, ragazzi. Però si può fare. Anche con questo team. Alla grande, proprio. Purtroppo tutto scarico, vedi. Prendiamoci 2 stelle qua. Però avete visto che si può fare, ragazzi. Bastava averci tutto carico e questa roba la facevi senza problemi. Assolutamente. Vabbè, abbiamo visto come si fa. Dai. Rispetto all'altro Abyss, ragazzi, proprio eoni più facile, ragazzi. Ma veramente, non c'è proprio partita. Ecco qua. A questo punto richiarichiamoci un po' per sotto. Tante volte riuscissimo a fare 3 stelle al terzo piano. A questo punto andiamoci con calma. Però abbiamo tutto scarico sopra, quindi non lo so. Vediamo. Ecco qua. È carino che abbiamo messo questo affare e l'abbiamo reso, diciamo, boss da qualche Abyss, dai. Questo, ragazzi, vi giuro, se avessi avuto quei 20 secondi in più, perché sopra mi sono andati via i pozzetti di Furina, avremmo fatto 3 stelle pure con questo team qua. Assolutamente. Qui sta un sacco di minion. Ok. Grande Novilet, vai. Adoro il team di Novilet, ragazzi, da morire. Quando ci prendi in via col team di Novilet è qualcosa di spaventoso. Dai. Dai. Your journey ends here, Lord of Sacrifice. Ah, questa c'ha i cosi sus. Ok. Ah beh, ci ha detto male che si è allontanato il nostro amico. Peccato. Peccato, ragazzi. Anche questo veramente per poco, eh. Anche questo si poteva fare col team di Novilet, ragazzi, se non mi colpiva. Team di Novilet va forte sopra. Questo è spicy perché sono sicuro che anche questo riesce a fare con questo team. Certo, se hai più personaggi in giro, come dire, è ancora meglio, però. Abbiamo tutto scarico. L'ho tutto scarico con Raiden, mannaggia! Dai, non scappare! Vieni! Qui ho fatto un errore madornale, eh! Dovevo aspettare di rompere lo scudo. Guarda quanto scappa sto coso. Peccato.
Inazuma shines eternal. No, 3 stelle a questo lo facciamo, dai. Ok, è andato. Abbiamo preso pure una achievement. Ragazzi, se non perdevo i pupazzetti di Furina prima, ragazzi, erano 3 stelle. Primo try a tutto l'Abyss, mannaggia. Comunque, terribilmente più facile di quell'altro, ragazzi. Proprio non c'è partita. Non c'è partita, ragazzi, ma per favore. L'Abyss dell'altra volta era infernale. Io sono sicuro che questo l'hanno fatto terribilmente facile, perché hanno detto: sai quanta gente tornerà a giocare a Genshin? Con Natlan non possiamo fare un Abyss difficile. Hanno ragionato così, palese. Allora, ragazzi, facciamo al volo il secondo piano. Shine down. Nice and spicy. There is no escape. Solidify. Teamwork is dreamwork. Let's light. Roba, get them. Eat this. Now you shall perish. Illusion shattered. Everybody stand back. There is no escape. Stabilize. This is order. Inazuma shines eternal. Al pelo, al pelo, ma ci siamo riusciti. Incredibile, ragazzi, mamma mia, mi sento soddisfatto per questo mese. Basta Abyss, incredibile. Oh, che soddisfazione. E la streak, manco fosse la streak di Undertaker, continua, incredibile, ragazzi. Sono gasatissimo. Più o meno vi ho tagliato tipo 2, massimo 3 tentativi. Questo era il 4º tentativo, mi ci sono messo meglio. Tra l'altro mi hanno pure chiamato al telefono, mi sono distratto, incredibile. Ma adesso l'abbiamo fatto, è tardissimo, però abbiamo finito l'Abyss, quindi posso pranzare, incredibile, e poi fare almeno il secondo video di Genshin. Probabilmente non riuscirò a farne 3, però amen, ragazzi, ho perso un pochino di tempo con questo Abyss, ma la soddisfazione ne valsa la pena, incredibile. Quindi, ragazzi, per fare un recap incredibile, se avete Navia, usate Navia, per l'amor del godo, non fate come me, che ho Navia all'80 e l'80 è inutile in questo Abyss, nonostante io adori Navia. E i team che ho usato, alla fine sono i soliti due, team sopra ho usato New Villette, Kasua, Furina e Kuki, sotto Raiden, Shang-Li, Bennett e Zhongli. Stesso team per tutti e 3 i piani. Ragazzi, che cosa con voi? E per me ci vediamo tra poco, e pure per voi, probabilmente. Incredibile. Alla prossima volta. Wow!